discuso all'inizio proprio subito, comincio subito, perché ho già parlato con delle signore, signore molto gentili del pubblico, mi hanno chiesto tutti quanti la stessa cosa, i programmi di sala. Io ho promesso che ne avrei parlato, l'avrei spiegato, e quindi eccomi qui, sicuramente ne si mantiene. Io non mi è fissa, come spiegavo prima, cioè sono convinta che i programmi di sala siano necessari nel momento in cui il pubblico deve far da sé, cioè non c'è nessun contatto tra l'artista e il pubblico, e in quel modo necessario ci deve essere. Ma nel momento in cui chi suona si diverte a chiacchierare un po' con il pubblico, ah, mi dico subito, non temete, sarò veramente, limiterò le chiacchiere al minimo indispensabile, e nel momento in cui, ripeto, un artista parla con il pubblico, il programma di sala secondo me diventa un di più. E allora perché sciupare altra carta? Salviamo gli alberi e lasciamo dove stanno, belli felici, e noi ci facciamo questa conversazione. E una conversazione molto semplice, serve così, semplicemente per orientarsi, per capire un minimo quello che magari a noi tocca sapere e poter mettere insieme delle note, e a voi per divertirvi magari un po' di più, capire e partecipare. La musica non si ascolta soltanto, si segue, si, con un ragionamento, no? Per cui è giusto che gli strumenti di comprensione siano diffusi, siano alla portata di tutti, altrimenti diventa un monologo e voi state lì che subite il mio monologo e non penso che sia una cosa simpatica. E quindi, fatta questa premessa, vi rinnovo il mio benvenuto e cominciamo subito con la spiegazione, almeno così la descrizione, perché una spiegazione che non è una lezione, la descrizione di quello che sarà il programma di stasera. Vuole essere un po' il riassunto della storia del pianoforte da Mozart, quindi dal momento aureo dei grandi classici, fino al momento aureo, una delle scuole più innovative, che sarà appunto la scuola americana, quindi Gershwin. E il primo brano che ho scelto non è una sonata, sarebbe stato troppo ovvio mettere un autore classico quello che è il pezzo più classico di tutti, cioè la sonata. La sonata che poi diventerà veramente un monumento strepitoso in mano a Beethoven, con Mozart anche, però ho voluto presentare invece un brano che sembra contraddire quella che è un po' l'idea della musica classica, cioè la forma strutturata, forse anche un po' rigida, austera. No, una volta vi vengo a proporre la fantasia in do minore di Mozart. Perché? Perché anche i classici in realtà avevano fantasia da vendere e il loro linguaggio aveva questo momento in cui i sentimenti venivano espressi senza delle forme per forza rigide e strutturate architettonicamente. Chiaramente la forma c'è sempre, perché senza forma non c'è nessun linguaggio, quindi invece di esprimere oh quanto sono felice, le persone si limitano a saltare e a dare degli urletti di gioia, no? Quindi il linguaggio dà quella patina, quel messaggio razionale che aiuta un po' a comunicare. Io chiedo un attimo se è possibile abbassare l'aria condizionata, l'abbiamo comunicato? Perché veramente comincia a diventare impegnativo. Se siamo andati, abbasseranno? Hanno detto di sì, glielo puoi ribadire per favore, perché diventa impegnativo per loro. Va bene, possiamo farlo subito, per favore? Ok, grazie. E, allora, detto questo, sperando che facciano presto, e in caso vi lasciamo di aprire le finestre così entra il caldo, andiamo a pareggiare. Okay. Va bene, allora, che periodo siamo? Mozart muore nel 91, la rivoluzione francese c'è stata nel 1789, Mozart muore nel 91, credo che avessero tagliato la testa al re da poco, forse mancavano mesi alla sua esecuzione. Ricordiamoci che Mozart era suddito di Giuseppe II, fratello di Maria Antonietta, quindi siamo in un periodo scottante per loro. Ma Mozart, in tutto questo momento storico turbolento, vive attraverso la sua vita due problemi che erano veramente enormi, e grazie alla musica volava a
altissimo, quindi fantasia in do minore di Mozart. Thank you.
Thank you.
e questo era un Mozart molto teatrale. In effetti io sono convinta di quello che alcuni critici musicali dicono, cioè per capire veramente Mozart bisogna averlo a teatro. E non basta pensarlo solo strumentale, anzi, quando lo si suona anche a livello orchestrale, come è successo adesso, uno strumento solista, bisogna sempre un po' pensarlo in scena, perché il Mozart vero è il Mozart del teatro. Quindi, ecco, se ci capiterà questa bellissima avventura di vedere un'opera mozartiana con tanto di costumi, ci accorgeremo da soli di quello che sto dicendo adesso, è tutta un'altra emozione, un'altra cosa. Ma tra Mozart e il romanticismo in mezzo c'è una figura gigantesca, che è la figura di Beethoven. Allora, io sono stata combattuta, in parte il mio amico sa benissimo quante volte ho cambiato repertorio per il programma di stasera, perché volevo inserire in effetti una sonata di Beethoven, però voi sapete, no? C'è un programma invernale e un programma estivo, mentre la sonata di Beethoven avrebbe appesantito moltissimo la serata, quindi magari ci diamo appuntamento a un altro concerto e suonerò la sonata di Beethoven, ma diamo per scontato che sappiamo che in mezzo c'è Beethoven. E vi propongo invece adesso uno che è stato un po' il suo figlio spirituale, che è Schubert. Schubert, siamo sempre nella grandissima scuola viennese, eredita il forte sentire beethoveniano e lo rimodula secondo quello che era il primo romanticismo. Sappiamo bene che il romanticismo è una reazione all'illuminismo, quindi una reazione alla razionalità, quindi i sentimenti in primo piano, ma anche stavolta non sono sentimenti lasciati allo stato brato, cioè comunque è la scuola classica di Beethoven che dà una bella forma comprensibile, più che altro garbata, più che altro contenuta. Quindi tutti i sentimenti vengono riferiti con però un controllo, un autocontrollo forte, che poi sparirà nel secondo romanticismo, ma Schubert è ancora sull'onda beethoveniana. Allora, vi vengo a proporre un po' sull'onda della fantasia di Mozart un improvviso, gli improvvisi di Schubert, l'improvviso, la forma in genere dell'improvviso venne fuori dalla improvvisazione. Era un uso salottiero quello di avere un pubblico un po' come voi, no? Cioè non soltanto che subisce l'artista ma che partecipa, per cui spesso dal pubblico venivano degli input, degli stimoli e dei temi, anche addirittura davano proprio dei pentagrammi con delle note, e su queste note poi l'artista si divertiva a improvvisare. Quindi questi brani nascono un po' da questi input, no? Salottieri, però dopo chiaramente l'artista tornava a casa, ci ragionava sopra e veniva fuori poi il brano. L'improvviso che vi propongo è molto famoso, è il terzo, improvviso, che in genere siamo dell'opera 90, quindi numero 3, opera 90, in genere si ascolta in sol maggiore, ma in realtà la tonalità originale che vi vengo a proporre poi stasera è sol bemolle maggiore. Che differenza può fare, invece, da sol maggiore a sol bemolle? In realtà fa tanta differenza, perché sol maggiore è molto luminoso, così. Sol bemolle maggiore è morbido. E quindi io ve la vengo a proporre la tonalità originale, che è quella di sol bemolle maggiore. E anche qui qualche critico azzarda a dire che è forse la più bella melodia pensata da Schubert. Non lo so, a me sembra molto bella, ma sicuramente ne avrà scritte anche di più articolate. Però in effetti è molto molto suggestiva. Quindi improvviso, opera 90, numero 3.
questa era la Schubert, sentimenti composti che però già, come dire, scardinano quei sistemi metrici che noi siamo abituati a pensare della musica da quando la musica è diventata mensurata, cioè misurata. Spesso sentiamo parlare di musicisti che usano il metronomo per studiare, no? Cosa c'è di meglio di una macchina asettica che ci misura il tempo in maniera inesorabile, ma sicuramente ben precisa, no? Perché l'uomo può essere, come dire, instabile, invece una macchina è veramente molto precisa. Beh, nel romanticismo il metronomo comincia ad essere usato solo e soltanto per studiare, dopodiché scordiamoci che abbiamo utilizzato il metronomo e il tempo diventa qualcosa di soggettivo. E ci sono, adesso non voglio annoiarvi, però ci sono filosofi come Bergson, per esempio, parla proprio della filosofia del tempo, che cos'è il tempo. Quindi c'è il tempo matematico, che è quello in cui siamo immersi tutti quanti noi in questo momento, per cui dalle 9:30 si comincia a suonare, si finisce tale ora, per tutti sono le 9:30, per tutti si finisce alla stessa ora. Ma il tempo che percepiamo noi all'interno è molto diverso, perché qualcuno di voi sicuramente ha inseguito i suoi pensieri durante questa esecuzione, comunque è andato indietro con i propri ricordi o ha immaginato cosa poter fare domani, no? Quindi noi abbiamo sempre una compresenza di passato, presente, futuro, tempi che si allungano quando ci annoiamo, tempi che si accorciano quando ci sono delle feste e stiamo bene con gli amici, sembra che il tempo voli, no? Quindi ognuno di noi la percezione del tempo ce l'ha soggettiva, plurima, scorrevole, fluida, sicuramente non a metronomo. E tutto il romanticismo lavora proprio su questo, cioè il tempo comincia ad essere pensato come soggettivo. Così, se prima in Mozart tutti gli strumenti avevano, come dire, una loro forza, una loro presenza, più si va avanti nell'Ottocento, più il solista diventa colui che detta legge. E quindi la voce superiore, in generale, ecco, diciamo la voce superiore, ma non solo, diciamo gli estremi, ecco, gli estremi soprano e basso, per intenderci, cominciano ad essere particolarmente appariscenti in vista. E non è l'unica tematica.